anche vero che molte icone animali sono state prese come proprio simbolo dai movimenti animalisti. Voglio dire, Babe è diventato per i movimenti animalisti il simbolo del non mangiare la carne. Don't eat Babe, scrivevano all'epoca. Così come negli anni 60, quando è nato il WWF, c'era Baltasar piuttosto che la leonessa Elsa, che sono state prese a simbolo proprio molto forte. Tant'è che noi, nell'ultima parte della mostra, abbiamo dedicato uno spazio all'American Humane, che è l'associazione che controlla che sui set non ci siano violenze o abusi di sorta sugli animali, così come l'abbiamo dedicato all'ENPA e alla LAV. Una cosa che abbiamo pensato necessario mettere. Gli animali ci rassicurano, ci consolano, ci fanno star bene e non ci piace pensare che soffrono, ma in realtà usiamo gli animali continuamente nella vita sociale, anche dalla semplice alimentazione a tutta un'altra serie di cose, e non credo sarebbe stato corretto evitare di affrontare anche questo.